Saluto a tutti, è una bella occasione salutare tutti i confratelli sparsi nel mondo, fuori della nostra Italia. E siamo ancora un po' all'inizio dell'anno, quindi il primo pensiero che mi viene da condividere è quello di pensare che ancora nel 2017 abbiamo un regalo grande da custodire, un tesoro grande da custodire, che è l'eredità del nostro fondatore, di San Luigi. Con l'accentuazione che nel 2017 per custodire questo tesoro dovremmo impegnarci, dovremmo inventare qualche cosa per far sì che chi ci avvicina davvero possa cogliere la bellezza di questo tesoro, del carisma di Don Marella, della sua spiritualità. E mi verrebbe da pensare che il primo aspetto da curare è proprio quello di uno slancio di gioia, gioioso, di serenità, oltre che naturalmente di testimonianza. Bene, posso anche dirvi quello che nella nostra Italia, in particolare nella provincia romana San Giuseppe, bolle in pentola. Intanto, fra pochissimi giorni, avrò modo di iniziare quella che è la visita canonica. Altro non è che un incontro con ogni comunità della provincia e con ogni confratello per stare con loro, ascoltare, condividere momenti di preghiera, di impegno e dunque condividere anche tematiche, problemi, progetti e aiutarci reciprocamente appunto nel testimoniare la bellezza del nostro essere guareliani. Poi incontrare anche la gente che vive nelle nostre case e intorno alle nostre case, i centri, le parrocchie, e con loro appunto assaporare anche dei momenti di riflessione, di impegno e di preghiera. Ancora qualche attività che ormai abbiamo avviato già nella provincia è quello di prestare appunto attenzione ai confratelli. Abbiamo già iniziato degli incontri particolari con i sacerdoti più avanti nell'età, questo tesoro prezioso che abbiamo nelle nostre comunità. E con loro abbiamo inventato anche qualche cosa di bello per stare insieme e per guardare al futuro. Non deve mancare mai una proiezione verso il futuro, uno sguardo verso il futuro. Ancora l'attenzione va anche a quei confratelli che vivono e svolgono la loro missione nelle parrocchie e dunque abbiamo chiamato a raccolta i parroci e con loro ho pensato anche a qualche progettualità da portare avanti nei prossimi mesi. Attenzione anche ai confratelli più giovani, quelli dei primi 5 anni di messa in genere, si chiamano a raccolta proprio nei prossimi giorni e con loro anche delle dinamiche e delle tematiche un po' specifiche secondo le esigenze di ciascuno. Non deve mancare e non mancherà anche nei prossimi giorni l'attenzione ai laici, coloro che lavorano nelle nostre case, coloro che condividono con noi il peso della missione, insieme agli anziani, ai ragazzi, ai disabili, oppure anche quelle persone che svolgono attività di volontariato, i cooperatori, il movimento legale guarigliano. Insomma, tutta la famiglia guarigliana sempre più vorremmo che la sentissimo vicina e noi vicino a loro, a ciascuno di questi laici, ormai dentro la missione della nostra opera Don Marella. E ancora per concludere, anche una notizia che può interessare un po' tutti, anche perché se da una parte sembra un po' più leggera, dall'altra è anche questa una notizia importante e direi unica in questo nostro orizzonte guarigliano. Ai primi di febbraio uscirà in Italia un film che si intitola O Amici in Paradiso. Beh, qual è la caratteristica di questo film? Intanto, per la maggior parte delle scene sono tutte quante girate dentro l'opera Don Marella, l'opera Don Marella di via Aurelia Antica, casa San Giuseppe. Fino a qua non è proprio una grossa novità. Diverse nostre case sono stati set cinematografici anche negli anni passati. Ma la novità è che tra gli attori professionisti un bel gruppo di attori sono proprio i nostri ospiti di via Aurelia, i buoni figli.
e quindi loro hanno lavorato insieme nel set cinematografico con altri attori professionisti, alcuni anche di fama piuttosto notevole. Ed è venuto fuori così un prodotto molto interessante e, dicevo, unico. Tra l'altro apprezzato anche nella presentazione alla Mostra del Cinema di Roma. Ve lo sto dicendo perché prossimamente uscirà nelle sale cinematografiche d'Italia e anche all'estero, poi ancora in televisione e su altre piattaforme cinematografiche e di televisione. Ma è far passare un messaggio, diciamo, positivo e anche simpatico dell'opera Don Juanella. Non si tratta né della biografia del santo, né si tratta di raccontare una nostra casa, ma si tratta di far passare un messaggio positivo e simpatico, dicevo, per quanto riguarda questo mondo grande, bello, fantastico, impegnativo, che è appunto il mondo della disabilità. Ho amici in paradiso perché questo signore scopre di avere degli amici che sono appunto gli ospiti guarigliani di via Aurelia e sente quasi che questo mondo in qualche modo lo sta trasformando, lo trasformerà all'attore principale del film e porterà davvero a toccare, per così dire, il paradiso con un dito. Beh, questo è l'augurio e un caro saluto a tutti voi.